Bene, torniamo insieme e come vi dicevo in sede di sommario vogliamo parlare di ambiente, di energie rinnovabili, ma anche e soprattutto di risparmio energetico. Lo facciamo attraverso l'esperienza di un ente importante, l'Agenzia Nazionale che si occupa proprio delle nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, l'ENEA, questa realtà che ci piace incontrare anche quest'oggi attraverso una particolare iniziativa di cui è promotore il professor Antonio Disi, che è ricercatore del Dipartimento Efficienza Energetica Enea. Si chiama ENZEB ed è un gioco. Ebbene sì, si può utilizzare anche questo tipo di mezzo per sensibilizzare l'opinione pubblica su determinate tematiche. Intanto saluto subito il professor Disi. Benvenuto, professore. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ecco, dicevamo appunto di questo nome così particolare che però ha un significato che si ricollega proprio al tema che andiamo a trattare, quello dell'efficienza energetica delle nostre abitazioni. Sì, il nome in realtà deriva da un acronimo che indica gli edifici a energia quasi zero. È un acronimo che deriva da una parola inglese. Abbiamo aggiunto una E per renderlo una parola che potesse avere un suono riconoscibile dalle persone. Quindi, partendo da quel significato, il gioco ha bisogno anche di essere un po' divertente. Quindi, il nome stesso doveva servire per poterlo trasferire alle persone. Un nome che si ricollega ad una realtà che è tornata di strettissima attualità. Perché è importante parlare di questo tema soprattutto oggi? Allora, è importante perché soprattutto si riferisce a un contesto che è a noi vicino, quello dell'edilizia. E l'edilizia è una delle cause, dei motivi di consumo di energia, di spreco di energia, e la produzione di energia è quella che genera maggiori impatti sull'ambiente. Quindi occuparsi di energia, ristrutturare degli edifici, vuol dire risparmiare e avere meno impatti sul nostro ambiente. Quindi ENZEB è un gioco che fa riferimento ai condomini, ai luoghi dell'edilizia, ai luoghi in cui noi viviamo quotidianamente, è ambientato proprio lì e quindi serve a farci capire quanto è importante intervenire su questi edifici in modo tale da risparmiare energia, in maniera diciamo giocosa. ENZEB è un gioco per adulti, un gioco serio, viene detto in gergo, un serious game che anche possiamo considerare un po' un ossimoro, no? Qualcosa un po' di contraddittorio, però è un gioco che aiuta le persone a vivere l'esperienza della riqualificazione di un edificio in modo tale da capire tutti questi elementi e poi riproporlo nella propria realtà, quindi decidere di farlo a casa propria. Ecco, perché proprio l'utilizzo, l'idea di un gioco, di un kit dedicato appunto alle persone adulte in grado di poter anche, come dire, acquisire quelle informazioni, quelle nozioni utili per questo tipo di discorso legato al risparmio energetico? Perché il gioco e non un altro tipo di campagna, ad esempio? Il gioco si inserisce all'interno di una campagna nazionale, però c'era bisogno di trovare uno strumento che un po'. Allora, il nostro cervello è una macchina molto strana. Sappiamo benissimo quanto la ricerca di qualcosa di piacevole ci spinge spesso, no? A essere molto più attivi su alcuni temi. Quindi il gioco, il gioco che può aiutarci a allontanare questa idea un po' che noi abbiamo dell'ambiente, del catastrofismo, del dolore. Quindi noi dobbiamo riuscire un po' a ingannare il cervello, perché noi, diciamocelo chiaramente, siamo consapevoli del fatto che ci sono degli impatti climatici e tutto il resto, però delle volte facciamo finta che questo non avviene e quindi ci allontaniamo. Il gioco invece è una modalità che ci permette di abbattere queste barriere, cioè di un po' quasi ingannare il cervello e fare arrivare alcuni principi, alcuni meccanismi, ma soprattutto un altro elemento importante, è questo, il gioco è, nello specifico ENZEB, è un gioco analogico, un gioco in scatola, un gioco fisico, materiale, non è niente di digitale, perché c'era bisogno di mettere le persone intorno a un tavolo.
Il gioco in scatola aiuta le persone a confrontarsi, a stare insieme, a confrontarsi su una realtà che ci interessa un po' tutti. E quindi noi l'efficienza energetica, la riqualificazione degli edifici, non riguarda, gli individui nella loro singolarità, ma riguarda una comunità, l'intera comunità. E quindi ENSEB è un gioco, infatti, ENSEB è un gioco che si vince tutti insieme o si perde tutti insieme. Quindi avevamo bisogno da una parte, ecco come dicevo prima, di ingannare il cervello creando qualcosa di piacevole che però all'interno desse degli insegnamenti e trasferisse delle informazioni. Dall'altra parte c'era bisogno che questo lo si facesse tutti insieme, confrontandosi e guardandosi negli occhi. Ecco, la complessità nella realizzazione e nell'ideazione di questo gioco è data anche l'idea dal fatto che hanno contribuito diverse realtà, diverse figure proprio nella composizione del gioco stesso. Oltre all'Enea sono stati coinvolti anche amministratori di condominio, giornalisti ambientali, insegnanti degli istituti tecnici. Ecco, è davvero complesso, abbiamo detto, questo tipo di percorso che ha portato comunque a un qualcosa che è utile a tutti. Sì, noi siamo partiti da un'idea che era quella di avere, come dicevo prima, uno strumento utile per poter parlare di energia e di riqualificazione. Per fare questo però c'era bisogno di un progetto, quindi le idee sono bellissime, ma poi se non diventano concrete, delle volte rimangono in un cassetto e sono inutili. E abbiamo scelto un percorso di coprogettazione insieme ai tecnici, insieme all'amministratore di condominio, a tutti i soggetti che avrebbero dovuto utilizzarlo dopo, perché ENSEB è uno strumento che dovrà essere utilizzato da questi soggetti nelle loro pratiche quotidiane. Lo potrà utilizzare un amministratore con i condomini, lo potrà utilizzare un tecnico addirittura con i propri clienti per raccontare, per parlare di riqualificazione e quindi convincerli. Questo kit può essere utilissimo in modo tale da creare un ambiente meno conflittuale, un ambiente che sia più piacevole per le persone e quindi li avvicini. E quindi li abbiamo coinvolti prima, abbiamo avuto da loro tutte le indicazioni, questo ci ha aiutato molto ad aggiustare il tiro sui contenuti, sulle modalità di gioco, sui materiali da utilizzare e successivamente, adesso che lo stiamo portando un po' in giro per l'Italia, ci rendiamo conto di aver fatto una scelta giusta perché abbiamo evitato i problemi prima che si potessero verificare. E questo è fondamentale. Sono cinque, se non sbaglio, gli scenari, gli ambienti che vengono proposti, tipologie di condominio che vengono proposte all'interno del gioco. Ecco, ma per dare un'idea ai nostri telespettatori di quali possono essere anche i suggerimenti che si possono trarre giocando, utilizzando questo gioco. Allora, gli scenari sono cinque perché abbiamo scelto il condominio e abbiamo condomini diversi. Ognuno di noi lo sa, può abitare in un condominio del Novecento oppure abitare in un condominio del 1980. Quindi, che sono le realtà comuni e quotidiane delle nostre tipologie edilizie. Quindi abbiamo voluto coprire buona parte del patrimonio immobiliare italiano. Oltre a questo, poi il gioco prevede delle tecnologie e dei comportamenti a partire da uno scenario che è uno scenario che ha dei problemi, uno scenario che consuma troppo, che emette troppo, che ha un livello di comfort basso e questo incide sul valore dell'immobile. Noi il gioco prevede che bisogna raggiungere degli obiettivi. E come si fa a raggiungere questi obiettivi? Con degli interventi che sono gli interventi che ognuno di noi dovrebbe fare nella propria abitazione, quindi il famoso cappotto, no? L'isolamento dell'involucro, oppure quello del tetto, oppure i serramenti, oppure il tetto verde, fino ad arrivare alla colonnina per la ricarica delle auto elettriche. Tutto questo è nella dinamica di gioco e i vari giocatori lo propongono come una possibile modalità per abbattere i costi, per abbattere le emissioni e quindi per dar valore al proprio immobile. Tutto questo avviene in un arco temporale virtuale di 5 anni, perché l'efficienza energetica non si fa
tutta e subito. Questo è un altro principio che volevamo far comprendere alle persone. E dall'altra parte, ci sono carte opportunità, oppure gli inconvenienti, gli imprevisti che possono accadere a ognuno di noi nel portare a casa un progetto. Quindi abbiamo mimato molto la realtà, abbiamo creato un gioco che avesse all'interno tutti quegli elementi possiamo trovare nella nostra quotidianità, compreso il denaro. Volevamo dare uno strumento per insegnare un po' per fare educazione finanziaria, far capire che il denaro ha un flusso e che con i risparmi che si possono ottenere volta per volta negli interventi è possibile ripagare interventi successivi. Questo è un altro elemento che si trova dentro Certo, il web. importante. Ecco, in ultima battuta, come siamo messi in Italia rispetto a questo tipo di discorso? Voglio dire, rispetto al resto d'Europa, siamo pronti per dare inizio ad una nuova epoca in cui le nostre abitazioni possono essere effettivamente a emissioni zero? Allora, noi siamo un paese, io dico sempre, all'avanguardia dal punto di vista normativo. No? Negli anni 70 abbiamo delle normative degli anni 70 che erano molto in anticipo rispetto a quello che poi è accaduto con l'Unione Europea, le famose direttive. Quindi noi parlavamo del risparmio energetico dopo la grande crisi, dopo le grandi crisi degli anni 70. Abbiamo introdotto la figura dell'energy manager, dei piani energetici comunali, quindi dal punto di vista normativo, dal punto di vista delle idee le abbiamo sempre avute. Come tutte le buone intenzioni, spesso noi abbiamo difficoltà nell'attuazione piena. Per esempio, dal punto di vista industriale, noi siamo uno dei paesi più avanzati per quanto riguarda l'efficienza energetica e l'intensità. Quanto riguarda il patrimonio edilizio, le grandi difficoltà che abbiamo noi riguardano la complessità del patrimonio. Ogni regione, ogni realtà territoriale ha una cultura del costruire diversa ed è questo è importante, questo che ci rende un grande paese, no? Con degli Certo. edifici molto, molto belli, molto importanti. Quindi la difficoltà sostanziale da parte nostra è proprio questa, di dover fare degli interventi che riguardino tutte queste tipologie. Il fatto e una normativa nazionale tante volte fa fatica, no, a essere attuata molto velocemente. Però noi su questi temi abbiamo piani nazionali, le regioni sono molto attive per quanto riguarda l'implementazione. Chiaramente per fare questo c'è bisogno di fondi, c'è bisogno di investimenti. Col super bonus, immagino che tutti i telespettatori conoscano perché c'è stata una grande operazione mediatica per raccontarlo. Chiaramente c'è stato un grande investimento, però può accadere che la normativa, proprio per la complessità del nostro paese, per le differenze, eccetera, eccetera, richiede dei cambiamenti continui. Ora, l'Europa ci chiede di adeguarci. Noi siamo pronti con la cultura del cambiamento, siamo pronti con i tecnici, abbiamo tutte le tecnologie disponibili di mercato, siamo anche una nazione all'avanguardia per quanto riguarda molte delle tecnologie, tipo le caldaie, gli impianti. Noi a livello mondiale siamo leader in tutto questo, e tutto è trovare l'equilibrio che ci consente di intervenire nel modo migliore possibile, ma soprattutto coinvolgendo i cittadini, che sono i principali artefici di questo cambiamento. Sicuramente. E allora noi intanto rimandiamo al sito, anche al sito stesso dell'Enea per ulteriori informazioni circa questo gioco e tutti i consigli che l'Enea dà ai cittadini riguardo il tema del risparmio energetico e non solo. Ringrazio il professor Antonio Disi, ricercatore del Dipartimento Efficienza Energetica dell'Enea, per questa bella possibilità offertaci quest'oggi. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Breve pausa e poi continueremo a parlare di sostenibilità, questa volta dal punto di vista digitale.